18 febbraio 1963. Muore a Torino Beppe Fenoglio, partigiano e scrittore. Dopo lo sbandamento seguito all'8 settembre, si unisce alle formazioni partigiane. Alla fine della guerra si dedica completamente alla scrittura. Il suo romanzo più noto, Il partigiano Johnny, viene pubblicato postumo nel 1968. Sempre sulle lapidi, a me basterà il mio nome. Le due date che sole contano e la qualifica di scrittore e partigiano.